Buongiorno da Laura Dominici e benvenuti a una nuova edizione di Guida Viaggi TG. Ecco i titoli delle 5 notizie più importanti della giornata. In montagna, inverno da dimenticare. Un tavolo di confronto su Alpi Tour. Egitto in recupero nel primo trimestre. Pinguino sigla un accordo con Treolta. Un workshop B2B a Bari. Una stagione da dimenticare, la peggiore degli ultimi 10 anni, è quanto rileva l'osservatorio Trademark sul trend dell'inverno in montagna. Non sono stati sufficienti neppure i weekend e la Pasqua bassa a salvare i bilanci della stagione di impianti, albergatori, ristoratori e commercianti. Cali di presenze e fatturato si sono registrati ovunque, con la sola eccezione della Valle d'Aosta, favorita dalla posizione geografica e dalle maggiori precipitazioni nevose. Per il resto, dal Trentino al Piemonte, dal Veneto all'Appennino Emiliano-Romagnolo fino all'Abruzzo, l'inverno 2011-2012 passerà agli annali come una delle peggiori stagioni turistiche del nuovo millennio. A flettere è stata soprattutto la clientela italiana. Più del 73% degli operatori del panel dell'osservatorio dichiara una diminuzione dei connazionali. È attesa nelle prossime ore la nomina ufficiale di Gabriele Burgio alla guida di Alpi Tour e già il tema occupazione sarà un nodo che la nuova proprietà dovrà presto sciogliere. Sulla stampa.it si legge infatti la dichiarazione di un parlamentare UDC, Teresio Delfino. Il governo sta seguendo con attenzione la vicenda Alpi Tour. Presto sarà aperto il tavolo di confronto con la nuova proprietà. Ora occorre la massima responsabilità per garantire l'occupazione, riferimento al trasferimento di dipendenti da Cuneo a Torino, evitando la dispersione di un patrimonio lavorativo di alta qualificazione professionale. Secondo il parlamentare, il sottosegretario per lo sviluppo economico Massimo Vari avrebbe confermato la prossima convocazione di un tavolo di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda e la nuova proprietà. Il recupero degli arrivi turistici in Egitto è testimoniato dai dati divulgati oggi dall'Egyptian Tourist Authority. Nel primo trimestre 2012 il tasso di incremento è stato del 32% con 2,5 milioni di turisti arrivati. Le cifre riflettono un graduale e costante recupero dell'industria turistica, ma il numero dei turisti arabi che ha visitato l'Egitto tra gennaio e marzo 2012 a progredire fortemente. 483.834 unità rispetto alle 296.980 dell'anno prima, più 62,9%. Il numero delle notti trascorse nel paese nordafricano dai turisti arabi è stato pari a 7,4 milioni contro i 4 dell'anno precedente, facendo segnare una crescita dell'84,4%. Pinguino, Viaggi Network e partner di Expedia e Dreams e Opodo. L'accordo mette a disposizione delle tre realtà online una rete agenziale di oltre 130 punti vendita su strada, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Grazie a questi accordi l'utente interessato all'acquisto di un prodotto presente in uno dei portali delle OLTA può scegliere di perfezionare l'acquisto direttamente in agenzia. Ogni agenzia del network ha accesso ai sistemi di prenotazione delle OLTA per venderne i prodotti alle migliori quotazioni con disponibilità in tempo reale e margini provvigionali preferenziali. Inoltre, l'agenzia può attivare sul proprio sito il booking engine di uno di questi portali in modalità gratuita per un anno, fornendo allo stesso funzionalità di e-commerce che possono contribuire ad incrementarne il fatturato. 42 TO, una trentina tra vettori e broker, tre enti del turismo più Fiavet e Puglia Vola, il programma di fidelizzazione di aeroporti di Puglia. Questi i numeri dell'ottavo workshop che oggi all'aeroporto di Bari fa incontrare domande e offerta turistica in una mezza giornata di lavori organizzata dalla società aeroportuale. La gestione dell'evento è dell'ufficio commerciale Aviation della società di gestione degli scali pugliesi con la responsabile Ela Amenduni che dichiara: il nostro obiettivo è naturalmente incentivare il traffico, sia incoming che outgoing, sugli aeroporti della regione. Questo è l'unico momento dove si incontrano i principali attori B2B del turismo in Puglia. Il successo del workshop è nella sua formula. In poche ore si scambiano accordi e contatti tra i partner. Negli ultimi anni, grazie ad essi, sono nate molte collaborazioni tra i partecipanti. Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione di Guida Viaggi TG.